uno dei simboli della città, uno dei monumenti più conosciuti di Padova nel mondo. Parliamo del Pedrocchi. Andiamo a conoscere la storia perché molti di noi non la sanno. Il servizio di Andrea Moretto. Quando nel 1800 Antonio Pedrocchi eredita il caffè dal padre Francesco, non era altro che una bottega. Certo, si trovava in un punto strategico della città, vicino al municipio, ai mercati, al teatro, alla piazza dei Noli, oggi piazza Garibaldi, da cui partivano le diligenze per le città vicine, il che assicurava un frequente via vai di clienti. Soprattutto però la piccola bottega, che esisteva sin dal 1772, si trovava a pochi passi dall'università. Quando la gestione passa al figlio, c'è tutto lo slancio imprenditoriale della nuova generazione. Antonio Pedrocchi comincia ad investire acquistando i vari locali vicini fino a che intorno al 1820 si ritrova proprietario di un grande angolo di città. L'astuto Antonio capì che per fare il caffè più bello della terra bisognava dotarlo di un aspetto alla moda. Nel 1836 affidò il progetto all'architetto Giuseppe Iappelli, già attivo nel Veneto come paesaggista e molto affermato a Padova, esponente di spicco della borghesia cittadina che frequentava lo stesso caffè. Ne uscì un edificio modernissimo in perfetto stile dell'epoca, e che Pedrocchi volle dividere in due zone: il caffè aperto 24 ore al giorno che ospitava chiunque e il ridotto destinato ad accogliere l'alta società, i balli, le riunioni massoniche e segrete. Il caffè non aveva porte perché doveva essere aperto tutte le ore. Sfruttando anche la vicinanza all'università, praticamente Pedrocchi si può paragonare al bar della scuola dell'epoca, dove gli studenti venivano in questi locali e per consumare, per stare, diciamo, in un posto caldo e tranquillo. Infatti, come nella Sala Verde, gli studenti meno abbienti avevano la possibilità di soggiornare senza dover l'obbligo della consumazione, avevano diritto a un bicchiere d'acqua e il giornale da poter leggere, e se pioveva anche l'ombrello per tornare a casa, poi usanza abbandonata perché non c'erano più ombrelli, non li ritornavano. Il piano terreno era già terminato nel 1831, mentre il piano nobile fu inaugurato nel 1842. Intanto nel 1836 era stato aggiunto un corpo per accogliere l'offelleria, il cosiddetto Pedrocchino, in stile neogotico. Il primo piano era articolato in tre sale, la rossa, la bianca e la verde, i colori della bandiera italiana. Ma il vero capolavoro di Iappelli fu il piano nobile, articolato in otto stanze, ognuno in uno stile diverso: greco, romano, ercolano, gotico, rinascimentale, barocco, egiziano e infine la grande sala da ballo dedicata a Gioachino Rossini. Iappelli si avvalse della collaborazione di ingegneri, pittori e decoratori. Il caso volle che sia Iappelli sia Pedrocchi morirono nel 1852. Il testamento di Antonio, come vediamo qui in una copia fotografica che ci ha fornito Giordano Melchiori della vecchia Padova, era abbastanza chiaro: continuare l'attività. Aveva dotato infatti il figlio di un suo garzone, Domenico Cappellato, che si impegnò nel dare continuità all'impresa ricevuta in eredità, anche se cedette poi in gestione alcune sezioni dello stabilimento. Alla sua morte nel 1891 Cappellato volle lasciare lo stabilimento alla città con la promessa che si fossero continuate inalterate le sue attività. Ci avete accompagnato tutto l'anno, qui abbiamo una rappresentanza alla vecchia Padova perché il gruppo virtuale è molto più numeroso, però ci sono tanta gente che ci ha dato una mano tutto l'anno. Sì, che volevo anche ringraziare anch'io perché, diciamo, sono stati una spalla molto importante per realizzare appunto i servizi e sono anche un grosso aiuto per il gruppo perché io sono praticamente, ho avuto l'idea di farlo, ma diciamo sono loro la vera anima del gruppo e la collaborazione che mi hanno dato è stata notevole, che tutti avranno visto nella trasmissione. Io volevo ringraziarli tutti.